Oggi vi faccio vedere forse una cosa che non ho mai fatto vedere, ovvero il gyukatsu. Però se volete venga a mangiare anche questa questo è il prossimo episodio, sì, così, con questa roba qua. Questo di qua, in cui ho mangiato diverse volte questo tempura, che è veramente buono, è un ristorante taiwanese, qua mi piace molto questo qua. Questa è la pasta, è già più degna di nota rispetto a quella di prima, ovviamente sempre piatti finti, a dimostrare tutto quanto. Salve a tutti, oggi sono in cima a un centro commerciale ad Akihabara, qui da Yodobashi Camera, e vi porto a pranzo con me, vi faccio vedere anche tutta quest'area piena zeppa di ottimi ristoranti. Andiamo. Il gyukatsu, la carne di bovino fritta. Questa è la parte più grassa, vedete quanto bello, questo qui praticamente è wagyu, quindi è la carne infiltrata. Questo è un taglio, vedete, piccolo ma estremamente succoso. Un set che viene accompagnato con l'immancabile riso, l'uovo mezzo cotto sotto salsa, le salse per mangiarlo, quest'altra salsa qua e l'immancabile zuppa di miso, che appunto in tutti i set c'è. Dopo in fondo vi dico quanto costa. La particolarità che oggi non farò è che tutte, perché insomma devo mangiare un po' meno, è che la zuppa di miso, il riso e il cavolo lo potete prendere quante volte vi pare. O kawari jiyo, che vuol dire potete prenderlo liberamente quanto volete questa roba qua. Allora, in Giappone c'è grande tradizione di mangiare appunto il tonkatsu, che è il maiale fritto. Questo qua invece da qualche anno, soprattutto da Kyoto è partita questa moda, c'è anche appunto la fettina, diciamo, di vitello, di bovino fritto. Questo che ho appena messo è un dressing sul cavolo. Come ho detto prima, appunto questo qua posso riprenderlo quante volte voglio, e qui andiamo a scoprire anche il riso, che non può mancare in questo set. Una particolarità di questa zuppa di miso è che è fatta con il miso rosso, generalmente è un po' di un altro colore. E poi c'è questa salsa qua, che adesso vi dico di che sa, che non mi ricordo. Ah, buono, questo è tipo curry, sostanzialmente, poi questo va un po' indietro. Andiamo all'accarezzamento della carne, come fosse... Mamma mia, che roba. Andiamo al primo boccone così. Se guardo l'orologio è perché c'ho l'inquadratura, non per altro. Andiamo. Sì. Guardate bella che è. Sembra che metta proprio per bene. Apriamo una con questa salsa, questa qui più... È veramente buono. Io ho preso un taglio che cuociono loro, altrimenti potete anche prendere l'altro, quello più grande, e vi portano anche una pietra per cuocervelo ancora di più se lo volete. Questo qua nel mezzo invece è sale e pepe. Mamma mia, è buono. Tanto potete accompagnarlo anche con il wasabi. Io mangio così. Vediamo l'uovo mezzo cotto. Guardate che bello che è. Spesso mi dite dell'uovo qua in Giappone, che spesso è crudo, ma ci sono delle regole per la vendita delle cose con uovo crudo molto molto ferre, credetemi, assolutamente, veramente, veramente strette e dure. Come detto prima, il cavolo lo potete prendere quante volte lo volete. Oggi io cavolo, il riso e la zuppa di miso, insomma oggi non lo prendo perché voglio mangiare un po' meno, già ho mangiato troppo così con questo. Vedete quello che dicevo prima? Se praticamente volete mangiarlo più cotto, basta che lo mettete su questa pietra, lo lascio anche accanto, ma non lo voglio più fare. Qui c'è tutta la spiegazione di come si mangia, vedete, col wasabi che va messo con la salsa di soia, eccetera, tutto quanto. Quindi è scritto anche tutto quanto in inglese, quindi non vi preoccupate, non c'è solo il giapponese. Fammi capire. Allora, un pezzo di wasabi, un pezzo di questo, poi ve lo prendete così, lo sparate qui la salsa a piacere, poi lo mangiate. A me piace molto la parte più grassa, quindi questa, vedete, visto è un po' più stretta, però vuol dire che è migliore di quella normale, questo taglio qua, soprattutto quando è fritto. Non so se vi fanno entrare, ma tanto finito, va. No, beh, aspetta. Va bene, sto facendo il giro, va. Si vede? C'è anche l'ospite arrivato. Allora, ho speso praticamente 1649 yen, che sono circa 13 euro. Intanto è arrivato anche Daniele, come avete visto, e ora andiamo a vedere il solito tour musei, no? Sì, andiamo a vedere un po' di quadri. Esatto, un po' di quadri qui a Chiabra. Però prima di andare a vedere i quadri, che poi non... a Chiabra c'è l'elettronica, anime, manga, vi facciamo vedere insieme questa parte finale del video, quello che c'è qui dentro.
Molto brevemente, in questo posto all'ottavo piano, guardate quanti ristoranti ci sono: il sushi, lo shabu shabu, il gyukatsu, questo che ho mangiato adesso, il tonkatsu, che è il maiale fritto, c'è il ramen, c'è il tempura, c'è la lingua, tutto, c'è tutto quanto. Guardate quanto è grande. Andiamo a fare un piccolo giro, Daniele, un minuto, facciamo un giro qua. Qua tra l'altro siamo stati anche insieme un paio di volte. Sì, mi ricordo. Questo è il posto dove ho mangiato io, che è gyukatsu San Monteno, un dia specializzato in gyukatsu. Poi qui c'era il thailandese, una volta mi piaceva un sacco, l'hanno chiuso, è diventato un'area comune. Qui c'era un altro tonkatsu, hamakatsu, adesso è diventato wako, che in realtà è più famoso. E in una prossima puntata di questa qua, se volete, diventa una serie, che non mangio quasi mai qua, ma con Corrado veniamo a mangiarci qua da wako. Questo ristorante cinese ci sono stato molte volte e mi piace. Vedete, poi c'è anche i piatti finti qua, classici. Qui c'è il ristorante coreano che ha chiuso, perché hanno chiuso un sacco di attività qua, sì. Qui in cima all'ottavo piano di Yodobashi Camera. Questo fa la bistecca di maiale, che non è neanche male, però è un po' troppo piena, vedete qua c'è il sample, di salsa, quindi non è che mi entusiasmi molto. Però non è male, devo dire, l'ho mangiata qualche volta. Post Factory, che fa praticamente pancake, roba così. Qui c'è Spagiro, che non ci ho mai mangiato perché insomma, ecco, si commenta da solo, insomma, ecco, praticamente la pasta con le vongole in brodo, cioè. Però se volete venga a mangiare anche questa questo è il prossimo episodio, sì, così, con questa roba qua. Prossimo episodio, volete, veniamo a mangiare la carbonara qua. Te poi che sei di Roma, no? No, io vivo con te. No, andiamo, pago io. Qui fa la carne, mi trash. Questo è di nuova apertura, è il ristorante taiwanese, qua mi piace molto questo qua. Questo è il curry indiano, sono venuto tantissime volte a mangiare qua, con barachetta, si spende poco, è proprio buono, cioè col naan e poi la tanta roba, veramente buono, grandi, questi sono bravi. Obon de Gohan, che è praticamente la parte sana di questo piano. Questo fa la soba, ti ricordi, siamo venuti a mangiare qua. Di là c'è l'anguilla, l'anguilla non ci ho mai mangiato, qui ci abbiamo mangiato insieme. Questo ricordo. E poi qua c'è quest'area, è fatta un pochino stile vecchio, con questo qua che sembra proprio un ristorante classico izakaya. Questo di qua in cui ho mangiato diverse volte questo tempura, che è veramente buono. E poi qui vedete, questo è quello che dicevo prima, un ristorante stile classico. E questo qua è Mita Ramen, che fa uno schema famosissimo, un ramen scomposto. Questo è sempre pieno di persone. Qui nell'angolo invece c'è questo giapponese, vedete quella zona col tatami laggiù in fondo, che non è male. E poi per i nostalgici del cibo occidentale, qualora veniste qua, sappiate che c'è questa birreria che propone tutta una serie di piatti, che tra l'altro non sono neanche male. L'hamburger è molto buono, sono qui fuori, vedete. C'è il pollo fritto, la pizza. Questa è la pasta, è già più degna di nota rispetto a quella di prima. Ovviamente sempre piatti finti a dimostrare tutto quanto. Quindi questa era l'area, scendiamo di sotto. Questo è il centro commerciale elettronica, ve l'ho fatto vedere praticamente tutto. Ci vediamo al prossimo video da Giappone. Grazie per aver visto questo video. Ci vediamo al prossimo video da Giappone. Seguite, dove lo trovate, Daniele? Dove lo trovate? Ma io sto su Instagram e su YouTube, Vivere in Giappone, tutto attaccato. Daniele, bella la Nokia. Ok, ciao ciao, bye bye.